Mens sana in corpore sano. Prendendosi cura del proprio corpo si preserva anche la mente. Per i romani tutto ciò doveva avvenire attraverso pratiche specifiche, tra cui i riti termali, con i passaggi dal calidarium al frigidarium. Per questo le terme di Caracalla mettevano a disposizione non solo bagni caldi e freddi, ma anche strutture per la pratica sportiva, come le due palestre presenti, e i luoghi destinati allo studio, come le due biblioteche. Le terme sono intatte nella loro struttura architettonica originale, con la presenza dei sotterranei che ospitavano i grandi forni per il riscaldamento delle acque destinate ai bagni. Siamo alle Terme di Caracalla, ci troviamo all'interno di uno dei principali luoghi di socializzazione degli antichi romani. Sono qui assieme a Mattia Piazza di Casa Preti. Ciao, benvenuto. Ciao. Che cos'è per voi l'abito? Per me il concetto di abito è proprio legato al concetto di abitare. Credo che la moda in qualche modo sia una delle arti supreme perché ne puoi fare continua esperienza, la puoi toccare, puoi sentirti dentro. E proprio per questo all'interno dei nostri capi solitamente abbiamo svariati metri di tessuto perché adoro la sensazione che ti arriva sulla pelle. Casa Preti inoltre ha proprio questo legame con diverse esperienze sensoriali. Per esempio nell'ultima collezione che abbiamo presentato della primavera-estate, tutto era legato all'odore. Io ti immagino lì mentre disegni, crei e ti lasci trasportare dall'ispirazione, ma sostanzialmente per chi disegni, qual è l'uomo o la donna Casapreti? Credo che nel contemporaneo sia molto sbagliato avere la presunzione di dedicarsi esattamente a una fetta di mercato. Cosa intendo? Che oggi la narrazione del commerciale è quella di decidere sempre tutto prima, no? Di pianificare. Sicuramente per avere un'azienda devi pianificare, no? Però per me la cosa più genuina, la possibilità più grande che mi do, è quella di non pensare a una persona nello specifico, non pensare a una targettizzazione di età, non pensare a una targettizzazione di contesto socio-culturale, anche perché solitamente, come posso dire, i clienti di Casa Preti sono persone che in qualche modo hanno sicuramente molti mezzi culturali, dal momento che ci sono tantissimi riferimenti che possono cogliere. Se cerchi di fare qualcosa il più vero possibile, quel vero è trasversale. Prima avevo indosso una pelliccia unicorn che ha indossato una nostra cliente, che è una gallerista di New York, e poi lo può vedere una ragazzina di 16 e innamorarsene. Quindi di conseguenza non sono presuntuoso nel pensare prima chi debba indossare. Io trovo che chi si dia la possibilità di indossare è un cliente di Casa Preti. E che bomba, scusate, eh? Cioè, vuoi dirci anche qualcosa relativo alla nuova collezione che presenterai ad Alta Roma? La collezione si chiama AMA, parte proprio tutto dal simposio di Platone, in cui Platone per la prima volta tramite Aristofane parla di androginia. Noi cerchiamo nella nostra possibilità di esprimere i svariati tipi di amore, l'amore per la convivialità, l'amore per il cibo, l'amore per la danza, l'amore per le pulizie, l'amore per il proprio lavoro. Ad esempio, c'è un'immagine che mi ritorna, che è quella dei coniugi andolfini, che vengono ritratti in un modo estremamente rigoroso, pulito, e hanno questi vestiti che sono meravigliosi, denunciano alcune forme, ma con eleganza. Per la nuova collezione di Casa Preti mi sono lasciato guidare quindi da questa sensazione che è stata costante anche dal punto di vista produttivo, perché rispetto a tutte le problematiche che sono in corso oggi, tutta la squadra ha cercato di fare il proprio lavoro con amore, quindi anche negli abiti abbiamo cercato di mettere il più possibile, di imprimere il più possibile quel nostro sentimento, perché abbiamo proprio voglia di ballare, cioè vogliamo danzare e ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno. Io non vedo l'ora di scoprire la collezione a livello visivo perché il concetto mi arriva forte e chiaro.
Ciao. Ciao.